6 aprile, 13 anni dal terremoto del 2009. Siamo con il sindaco Pierluigi Biondi. È un anniversario importante, 13 anni sono passati. Sono 2 anni però che questo momento collettivo, sindaco, non si poteva vivere perché c'è stata la pandemia. Avete comunque ricordato, diciamo, in maniera diversa, in maniera evidentemente condizionata dalle normative Covid, si ritorna, è un momento importante, è un momento corale, c'è un programma molto sobrio ma di ricordo memoria. E soprattutto con lei vogliamo sottolineare un aspetto, c'è anche questo abbraccio con l'Ucraina, si è scelto quest'anno insomma di pregare e di ricordare tutte le vittime, Covid, Ucraina, le vittime, 309 angeli del terremoto. È importante che si torni comunità questa notte. Poter tornare a far percepire in maniera fisica questo esercizio, che non è soltanto un esercizio del dolore, è un esercizio del ricordo, è una memoria che acquista consapevolezza e che ci dà anche la forza di riconoscere che questa città ha fatto dei passi in avanti. L'ultima fiaccolata è stata quella del giro di boa, quella del decennale. Per 2 anni abbiamo subito un'ulteriore crisi, che è quella della pandemia. Oggi stasera arriveremo al Parco della Memoria, che è uno dei monumenti che ormai è entrato nel cuore degli aquilani. E lì non soltanto ricorderemo le 309 vittime, non soltanto ricorderemo le vittime del Covid-19, ma soprattutto faremo sentire la voce dell'Aquila che chiede di fermare i conflitti, ed è per questo che abbiamo scelto che l'accensione del braciere la facessero 2 ragazzi della nazionale di ciclismo dell'Ucraina che ospitiamo dentro al progetto Case. E quindi questa accoglienza ricevuta adesso la ridoniamo, la riconsegniamo a chi oggi ha più bisogno di noi. È un percorso della memoria, fra l'altro, che toccherà i nostri luoghi del dolore, uno per tutti, la casa dello studente, l'Aquila c'è, la comunità è pronta a fare la sua parte e continuiamo a camminare ed attraversare le vie in un ideale viaggio verso la rinascita completa. Volevamo chiedere a Valeria, insomma, l'emozione di questa sera è un abbraccio, si ricordano i morti dell'Aquila ma anche i morti della guerra, loro purtroppo hanno dovuto abbandonare una situazione molto difficile, l'Aquila li ha ospitati, insomma è una serata difficile, c'è molta emozione. Lei si rende conto e noi ci rendiamo conto della situazione dell'Aquila, di quello che è successo nel 2009. Però anche da noi adesso ci sono le situazioni più complicate, perché se anche qui c'è stato il terremoto e è durato quello che è durato, da noi cadono bombe ogni ora. Vincenzo Vittorini del Comitato Familiari delle Vittime, è importante che si torna comunità, lei più volte l'ha detto, la fiaccolata che mancava da 2 anni a causa della pandemia, non è mancato mai il ricordo, la memoria, però è importante che si torna comunità, è importante anche che ci sia un luogo finalmente della memoria. Sì, è importante, come abbiamo detto sempre in questi anni, è importante fare memoria, perché per noi, per Antonietta, fare memoria era qualcosa di propositivo e di positivo, è qualcosa di propulsivo. Grazie a questa donna che ha tanto combattuto al nostro fianco, al fianco di tutti in questi anni. Per noi il luogo della memoria, il Parco della Memoria non è un qualcosa di... Non è un luogo del dolore, è un luogo del ricordo, delle riflessioni, ma è un luogo da cui parte un messaggio fortissimo che deve parlare di futuro, deve parlare di un futuro fatto di sicurezza, di prevenzione, affinché tutte quelle tragedie che tappezzano la nostra terra, la nostra Italia, non avvengano più. E quindi... essere tornati dopo due anni di pandemia dura, durissima per tutti, a fare questa fiaccolata, che è un momento di comunità in cui la città si ritrova, e spero che finalmente questa città sappia farsi carico del
concetto di memoria, memoria propulsiva. Signora, è importante che sia tornata questa fiaccolata dopo 2 anni di pandemia, è un momento di grande dolore, di ricordo. Sì, è un dolore che poi sembrava un attimino sopito, non lo so, e invece no, si è rinnovato completamente, sembra di rivivere veramente quella notte, c'è un'emozione forte, un dolore, poi ecco, stare vicino comunque ai parenti delle vittime, come dicevo all'altro giornalista, che comunque per noi erano familiari tutti. E quindi il dolore loro è anche il nostro, assolutamente. È importante esserci, una cosa che non si può dimenticare. Non si può dimenticare, bisogna esserci. Ho detto, finché avrò modo di camminare sulle mie gambe, e anche non sulle mie gambe, io sarò presente, finché potrò, sempre. Antonini Maurizio, Antonini Stefano, Visione Daniela, Ciocca Elena, 5 Matteo,